Se non c'è rispetto per la bicicletta e te la fanno ancora. Vede che si è smollato un po'. Sì, si è smollato un po'. La strada perché per grido che si allonate. Ho messo su ieri col vento, ho visto che uno si mangiste e uno che mi chiude la via dell'asilo. E uno che gestisce la piazza nel momento in cui c'è l'uscita da messa, se passiamo in quel periodo. Questo è quello che sono gli ultimi tre giri. Negli altri giri, piatti, potete mettervi dove volete, qua sulla... Vai avanti lì sulla destra! Su questa via qua, in modo tale che fate solo qui, se serve, date un supporto ai ragazzi che sono già lì. Se vedete, intanto se c'è qualcuno che è di macchina che vuole fare lo splendido, giusto per dire accostare sulla destra, tutto qua. Ripeto, la gara si blocca nel momento in cui vedete o una moto o l'apri corsa, quindi la macchina è uscita, apri corsa lampeggiante, e riaprite il traffico quando la macchina del fine corsa, cioè il cartello fine corsa lampeggiante, è quello che è passato prima, quello lì con le bandierine arancioni, se vedete il circolare lì il traffico può essere riaperto e non prima. E quindi quando passano queste due apposizioni qua lì si blocca, okay. Se c'è una moto che anticipa magari la corsa è per avvisare, in modo tale che se voi vedete che c'è qualcuno che sta arrivando lo fate accostare, nel caso lo fate entrare, devo dar retta alla moto o la corsa? No, allora. Okay. O moto che riesce allora, la moto no. La moto avvisa, quindi loro chi danno retta? Quando passa chi devono convogliare tutti in via Lepore? Quando, in teoria, quando faccio la corsa, però secondo il mio esperienza, quando loro cominciano a vedere, perché si fermano quando la corsa è lì. La corsa c'ha 30 secondi, arriva. Allora, la moto avvisa che sta arrivando la corsa, quindi chi è a servizio comincia a capire se il traffico ne ha tanto, ne ha poco, e eventualmente comincia a bloccare. Noi come prefettura, con il prefetto, che la corsa è bloccata, vale la corsa e fine corsa. Se succede qualcosa dentro qua, chi ha creato l'incidente di una macchina che non si è fermato, è sanzionato. Okay. Solo dentro. Come vedete la cosa? Esatto. Sì. Non male, meno quello. Quando blocchiamo? No, però allora lo prendi. 9 meno 10, ho messo nella mappa. Esatto. E poi chi è qua? Mi va a Piazzaluccio, in modo tale che se le macchine di arrivano su a meno 10, facciamo in modo tale che questo tratto qui i ragazzi fanno il controllo rapporto, si cominciano a intanalare sotto all'arrivo e poi il giudice 10 precisi, chiudiamo la qua e là via Saporiti. E che sì. Ciao. Che magari c'è qualche casualità, allora l'ambulanza in tanto, se voi non la vedete arrivare, se è lunga io la faccio passare tutti e rimane in piedi. Se invece è una cosa abbastanza rapida, tengo lì l'ambulanza e anche il fine corsa.
Voi al fine corsa. Al fine corsa, se non lo vedete è perché c'è qualcosa. Aspettate comunque il fine corsa. Il fine corsa, perché magari succede qualcosa, si allunga la carovana. Se la caduta è lunga, si ferma il medico, l'ambulanza, tutto, allora io faccio andare il fine corsa dopo l'ambulanza. Noi di ambulanze ne abbiamo due, una che si ferma e l'altra che segue sempre la corsa. Quindi da quel punto di vista lì siamo coperti. Se vedete questo buco, il vostro riferimento è sempre l'ultima macchina. Ok, quindi sono 4 più 3 giri. Sono 4 che facciamo saporite, tradate, tradate, mosse. Quando passano il quinto giro, invece vieni giù dal saporito, fanno il ponte di Cairate, fanno il Cairate dentro, scendono, salgono, quindi fanno 3 volte le monate, e la terza volta arrivano. Quanto tempo non tiro l'altro? Quarto d'ora, 20 minuti. Quarto d'ora, 20 minuti. Noi dalle 10, mezzogiorno, prima di mezzogiorno dovremmo aver finito. Comunque qua 15 minuti e 20 minuti. Sì, che poi noi ci andiamo corto, quelli che si staccano, andiamo via, ma non è che ci teniamo dentro di restare lunga la corsa. No, allora, no, allora. Sono allora, codice della strada, vanno fuori, codice della strada, quando sono fuori. Se succede un incidente, che ci sono delle biciclette per terra, tutto quanto, allora la scopa ti devi fermare. Se su Madonna Oscar, che è un ex professionista, sa bene cosa c'è da fare, caricano le biciclette sul furgone, carichi il corridore. Prima, in quel momento lì la carovana è andata, tu sei fuori, quindi codici dalla strada, vieni all'arrivo, scarichi bicicletta, corridori, aspetti che ripassa la corsa e ti rincanali. Comunque se c'è la corrida si ferma anche il nostro numero. Cerco di impegnarti, di non perdere. Ok. Nel senso, primo maggio. Allora, i primi 4 giri. Quando passa il quarto giro, tutti in postazione, piazza. Sotto a Cairate c'ho l'Andrea Lepori e la piazza. Piazza semaforo. E asilo. Asilo. Guarda che cosa fa? Non si no, sì. Ma non voglio chiudere la porta. I tuoi asa sono ancora stati tutti all'altro. Ma fatto io la testa e Tu ce l'hai già la pettorina. Okay. Allora, tutto ciò li fai al costeggio, se vengono giù li canali dentro là. Poi. No? Solita la fonda. Una bella nevicata, una bella giardinata.
ci sono, stanno facendo dei lavori. Sì. Ci sono i panettoni, quelli bianchi e rossi. Vabbè, tu riesci a attaccare, comunque chiudere. La strada dei ragazzi comunque va e tu fai sempre il solito punto che ti vengono in giù. Esatto. Tutti quanti sei giri? Tutti passano tutte le volte. Dopo vanno dritto dopo. Fanno quattro volte e quattro volte girano a destra e poi va. Ecco. Poi mi giri la freccia. Devo girarti la freccia dopo i quattro giri. Ciao. Allora. Uno. Buongiorno. Ok. E vai in macchina? Poi, allora, Franzini. Allora, la rotonda solita qua. Quando fanno i quattro giri dovrebbero esserci anche gli scappa. Andrea e il papà. Allora, si chiude la rotonda, ok? Siccome siete in tre, uno magari anticipa la rotonda verso l'onate, vicino al bosco. A metà, in modo tale che se c'è qualche macchina la fa andare sulla sinistra. Dopo, quando fanno i quattro giri, che li vedi quattro volte, la scarpa va alla rotonda di Tairate. Tu devi far andare, ti metti solo alla rotonda, sempre lì alla rotonda qui di Donate, ti fai andare dritto. Però, siccome rimani da solo, non puoi, ti do anche la striscia in modo tale che l'attacchi a sinistra, la tiri e ti metti con la bandierina in modo tale che i corridori, se c'è qualcuno che se non viene dentro, se viene è sbagliato lui ed è segnalata. Quindi ti do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi mi raccomando, le strisce non buttate nelle cose. L'uomo dei capirroni. Sì, aspetta, scusa un secondo che devo...